Ciao a tutte, oggi di nuovo video solo con le mani in modalità tradizionale perché voglio mostrarvi un po' di acquisti smaltosi. Allora, iniziamo subito ho comprato un altro smaltino della Kiko, finché sono ad 1,90 euro ne ho approfittato. Questa è una delle nuove colorazioni ed è questo arancione tendente al rosso. Come vedete, molto molto vivace, brillante, e questo è il numero 492. Secondo me è molto adatto per questa stagione perché è proprio sparaflesciante, bello, molto intenso. Poi con il 20% da Sephora ho preso inizialmente questi due smalti, poi ve ne faccio vedere altri due. Allora, ho preso OPI, nome Next Top The Bikini Zone, questo qui carinissimo, è della collezione estiva ed è, dunque vediamo dove l'ho messo, è questo qui. Secondo me è molto carino, è uno smalto brillantinoso sul lilla grigio, questo qui. E poi, sempre col 20% da Sephora, ho voluto prendere uno smalto che miravo da tempo e che è lo Charivari. Che allora, l'anno scorso mi ero fatta regalare da mio marito per il compleanno Tabù. Tabù era stata un'assoluta delusione. Memore di quell'acquisto che si era rivelato appunto deludente, questo me lo sono fatto swatchare in negozio perché l'altro l'avevo preso assolutamente a scatola chiusa. Nonostante questo, anche stavolta sono rimasta un pochino delusa perché dando due passate il colore, vedete, diventa molto più scuro rispetto a come appare nella boccetta. Quindi sembra quasi un nero alla fine. Non so se sarà possibile stenderne una sola passata perché sulle unghie non l'ho ancora provato, essendo che è un colore piuttosto autunnale. Non lo so, per il momento anche questo mi risulta abbastanza una delusione, nonostante me lo fossi fatto mostrare in negozio. Vedremo. Poi, sempre da Sephora e sempre col 20% di sconto, uno col 25, uno col 20, ho voluto prendere due dei nuovi smalti della formula X. Questa è la marca proveniente, presumo, dagli Stati Uniti, giusto? Allora, ho preso questo qui che si chiama Fine Like Einstein e l'ho messo qui. È questo splendido smalto super glitteroso, qui ho dato due passate. Mi ricorda molto quello di Kiko uscito con la collezione con la limited edition natalizia, che io adoro, letteralmente uno dei miei smalti glitterosi preferiti. Questo qui è su una base tendente un pochino al lilla e ha tutti questi micro glitterini super ultra coloratissimi. Vedete, sono proprio multicolor. Questi qui a prezzo pieno costano 14,90. E poi ho preso questo qui, che secondo me è meraviglioso. Me l'ha fatto notare mio marito. Mi ha detto: "Ah, guarda che carino quello lì! È bellissimo!" Si chiama Demolition ed è questo smalto con tutte queste macro, veramente macro. Guardate l'unghia, la grandezza dell'unghia, sono giganti queste paillette. Ed è questo smaltino qui. È tipo un top coat perché è su base trasparente. E ha tutte queste paillettone gigantesche bianche, quelle un po' più piccole, azzurre, ancora più piccole sul verdino, dei glitterini sull'arancio, insomma, è troppo carino, cioè è bellissimo. Vabbè, questo per quanto riguarda gli acquisti da Sephora, poi gli acquisti fatti al Pupa Outlet, oltre alle cose che vi ho fatto vedere nel video precedente, quindi i tre ombretti e il rossetto, ho preso due smalti olografici che sono questi qui. Questi qui li ho pagati 1 euro l'uno, per cui figuratevi. Allora, ho preso questo qui, ne avevo già di smalti olografici della Pupa, mi erano piaciuti molto. Ho voluto prendere questo verdino qui, che è il numero 31, eccolo qui. A me di questi smalti piacciono tantissimo i riflessi arcobaleno,
come vengono colpiti dalla luce, danno tutti questi riflessi multicolor bellissimi. E poi ho preso questo azzurro, che sembra quasi un azzurro jeans, bellissimo, che è lo 034. Eccolo qua. Anche qui come cambia la luce. Oggi non c'è molto sole, per cui magari non si vedono benissimo i riflessi, però vi assicuro che gli smalti olografici della Pupa sono stati i primi smalti olografici in assoluto che ho provato e mi sono piaciuti davvero tanto. Poi ho preso questo qui, questo Chrome Nail Polish, che questi sono questi smalti qui effetto metallo. Questo è lo 011, vediamo dove l'ho messo, eccolo qua. Questa qui è una sola passata, quindi guardate un po'. È una colorazione molto molto coprente, dà proprio l'effetto di metallo fuso steso sulle unghie. Di questi smalti qui con questa finitura non mi piace tantissimo il fatto che probabilmente si vede anche in videocamera, si vedono le strisciate di smalto. Questa non è una cosa che mi fa particolarmente impazzire, però tant'è, il colore è molto bello. Per 1 euro volevo provarlo assolutamente. E poi ultimo smalto, ma ho ancora qualche acquisto da mostrarvi. Ho preso questo Disco Neon Nail Polish. Questo è nella colorazione 053. L'ho messo qui. Queste sono due passate. Come vedete, come spero riusciate a vedere, la stesura ancora dopo due passate non è uniforme perché è un po' a chiazze. Per cui questo non depone assolutamente a suo favore, perché nonostante il colore sia bellissimo, la stesura mi sembra un po' una ciofeca. Vi saprò dire, come al solito, vedremo con l'andare del tempo come sarà. E questi erano gli acquisti smaltosi. Per quanto riguarda invece la rimozione degli smalti, ultimamente ho comprato il barattolino della Essence, che è uno di quelli classici con la spugnettina dentro, in bevuta di solvente. Eccolo qui. E questo costa sui 3,80 euro più o meno. E poi, sempre col 20% di sconto da Sephora, ho comprato questo qui, che è sempre un barattolino leva smalto con la sua spugnettina, ma questo qui ha al suo interno, non so se si riesca a cogliere, vedete? Questa parte qui è una sorta di paglietta per i piatti, cioè una parte di spugnetta ruvida che aiuta a rimuovere gli smalti con i glitter, quindi quegli smalti che sono bellissimi da mettere sulle unghie, ma rognosissimi da rimuovere una volta che lo smalto si è rovinato. Io di solito devo sempre prendermi mezza giornata di ferie per rimuovere quegli smalti perché veramente sono rognosissimi, però d'altronde mi piacciono tantissimo, quindi li uso spessissimo. Devo dire che questo l'ho già usato una volta. Non è male, non è male. Questo qui a prezzo pieno, non mi ricordo se viene 9 euro o 9,90, comunque l'ho pagato intorno agli 8 euro circa col 20% di sconto. Devo dire che mi sembra piuttosto efficace. Non fa miracoli, nel senso che non è che infilate il dito, lo muovete un attimo e togliete il dito e i glitter sono stati rimossi in una sola passata. Questo no. Però diciamo che aiuta molto e senza troppa difficoltà gli smalti con i glitter effettivamente vengono rimossi. Mentre questo qui agli smalti con i glitter gli fa semplicemente il solletico. Per cui questo va bene per smalti normali, diciamo senza effetti speciali. Questo qui invece effettivamente è una buona soluzione per chi come me ama gli smalti glitterosi. Bene, e questo era tutto per gli ultimi acquisti in ordine di tempo smaltosi o che hanno a che fare comunque con le unghie. Io per il momento vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!